zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Allora, nuovo video make up, non mi trucco ovviamente, però make up del giorno, questo lo chiamo, perché ovviamente mi sono già truccata più di quanto saranno le, fatti pensare un attimo, le 5, le 6 neanche, di meno, intorno alle 3, 4 del pomeriggio. Intorno alle 4 del pomeriggio mi sono truccata e fate un po' voi conti, perché io con la matematica sono persa, ahimè. Comunque vabbè, mi ho appena messo il collirio, quindi se vedete un po' gli occhi un po' disastrati è per quel motivo. Però prima gli occhi erano belli, integri, belli intatti da tutto. Questo è il mio trucco di oggi pomeriggio, dalle 3 alle 4. E niente, quindi non mi ho messo mascara perché tanto le ciglia mi davano urto, completamente mi davano fastidio. Però ho voluto fare questo make up con una palette di Pink Panda. Non è la solita che prendo dai miei cosmetici, cioè dal mio ambaradan di Vanity, cioè dalla mia cassettonzola, però è un'altra che mi è stata regalata da Rita Cosmetica, quindi niente. Allora, innanzitutto ho sfumato tutto qua sopra della palpebra mobile, poi tutto il resto sulla palpebra, cioè sulla palpebra fissa. Poi dopo la palpebra fissa e mobile ho sfumato il tutto, anche nella transizione, nella riga che c'è qua su. Dopodiché, ovviamente, oddio, stavo cadendo. Sì, sono seduta, non vi dico dove, vabbè, su una sedia. Non credete a te, non fate fraintendimenti. Comunque, sì ragazze, ho messo un po' di ombretto, colorato, tre ombretti qua su, sotto e sopra, e poi ovviamente ho uniformato le mie belle sopracigliucce così, non so se vi può piacere o meno, ma a me piace da matti. Poi ho messo un po' di correttore, prima il fondotinta, la base, poi il correttore su tutto il resto delle occhiaie, che adesso per me veramente andrò a struccarmi tutto quanto, e poi ovviamente ho messo un po' di correttore, appunto, come dicevo, tutto picchiettato con la spugnetta. Sì, lo so, uno ha i propri metodi di truccarsi, io mi ritrovo bene o prima con la spugnetta e poi col correttore, col pennello. Siccome che col pennello non andavo a fare strisciate, perché ho una peluria che non mi può vedere manco, non so che cosa, manco la morte con la peluria che ho, quindi ho deciso di andare, anziché fare con le mani o con i pennelli che mi vado tutte a strisciarsi, dovrei anche andare dall'estetista, ma vabbè, dettagli. Quindi sono andata tutta a picchiettare le basi, le polvere via discorrendo con la spugnetta, una sola spugnetta. Ne ho tante adesso perché me ne sono state regalate un sacco. Però ho voluto prendere questa benedetta spugnetta Beauty Blender. Non è a macchina, è normale, a goccia. E quindi ho detto, perché non picchiettare tutto con fondotinta, correttore, eccetera. Poi ho messo un po' di terra, bronzer, me l'ho sparso in tutto il resto del viso, tutto ta 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 ta, e poi vabbè, ta 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 ta, non si può sentire, però insomma il concetto è quello. Mi sono messo un po' di terra, applicato un po' di terra, un po' di blush agli angoli delle guance, quasi da questa parte qua. Non so a voi se vi piace o meno, fatemi sapere appunto qua sotto i commenti. E poi, scusate la voce nasale, ma ancora non è nulla di che, la mia salute non è guarita praticamente per niente, quindi non so voi come mi potete sentire, perché sono ancora da guarire. Ma avete detto tutti buona guarigione, grazie, grazie, grazie dei messaggini, vi amo, vi si ama, vi si adora, vi si loba parecchio.
Però ragazze, non sono guarita ancora. Cioè, sto agli sgoccioli, sono agli sgoccioli, sto agli sgoccioli, però ancora il naso tappato, ho la voce nasale, ma va, grazie, per carità di Dio. Speriamo bene, perché lo so, ho sentito da voi tutte che siamo tutte messe un po'. Comunque, il nocciolo di discorso è che mi ho messo un po' di brochet, rossetto di brochet, illuminante niente, solo blush e terra, e tutto il resto, correttore un po' qua e un po' là, un po' qua e un po' là, non po' di niente. Dove c'erano le imperfezioni, qui sopra, per esempio, un pochettino, non molto, un pensierino. Poi qui sotto, dove c'è questa maledetta peluria del cavolo, ma vabbè. E poi alla fine ho ricoperto tutto con un po' di cipria della Rimmel, scusate, bronzer della, aiutatemi, della Essence, scusate, e Maxi Blush della Rimmel Wild Card 003. Poi alla fine mi ho messo, cosa posso dire, i brush 256 o 156, non ricordo, non mi ho portato tutti i trucchi qua in bagno, perché altrimenti non finivo più. Però io ho fatto come se fosse una sorta di video che criccio, però non è, è un video beauty del giorno, make up del giorno, la giornata, un po' di come mi sono voluta truccare oggi, tanto che mi è venuto lo spiripizzolo di volermi truccare. Quindi eccomi qua. Se mi vedete senza occhiali, ce li ho qui al lato, da questa parte li ho appoggiati, perché sono tutte le erci, e poi si vedrebbe tutto il riflesso dell'occhiale, e so che non è bello. Ciao. Quindi niente, adesso mi vado a struccare, mi lavo anche i denti e ci vediamo domani o dopodomani, vediamo un po', o magari a fine anno. Io spero di no, perché spero di no nel senso buono, che già si sa che continuo a fare video, ma dipende dove li faccio, dipende. Quindi vediamo quando le farò e quante ne farò. Niente ragazzi, questo era tutto. Aspettate un secondo che mi devo soffiare il naso, perché ho il naso tutto che mi si sta colando, non so come, però ve lo soffiare. E niente. Sì, è vero, avete capito bene, sono in bagno, ma in camera non mandava, perché sennò c'è un silenzio inquietante e mi fa veramente, vabbè, non vi dico cosa, orrore, mi fa un po', non dico paura, ma quasi. Quindi se è messo in bagno il telefono per vlogare o parlare, vuol dire quello che voglio veramente dire, tipo come un make up del giorno, sì, fatemi sapere qua sotto i commenti. Comunque, a proposito dei make up del giorno, senza farvi vergognare, senza che vi dovete vergognare o che altro, se tra quante ore ci avrò messo, perlomeno dalle 3 alle 4 fino adesso, che sono le, sono appena passate, diciamo, le 8 e mezza, va? Quindi sono un bel paio d'ore che lo tengo addosso, sto make up, e come dite voi, così tanto ti è durato? Insomma, si può dire sì e ni, perché sì e ni, perché sì, mi è durato, però se poi vado a fare, a toccarmi a coso con le mani e a farmi carezzare mia nonna, come suol dire in dialetto calabrese, a farmi coso, carezzare eccetera sulla faccia, a lisciare o me la fanno fare una carezzina, bla 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 bla. Non il make up dopo un po' non dura, e lo sapete bene perché, perché se si fa come, vabbè, lasciatemi questo termine calorese, sperpulciolare, cosa vuol dire secondo voi? Non lo sapete, no, sarebbe carezzare, fare coso, allisciarti la faccia, bla bla, queste cose così. Il make up dopo un po' bye bye, se ne va via, ovviamente. Quindi tutto questo tempo non dura, ragazzi, sono tutte balle piene. Quindi se comprate prodotti buoni, di buona qualità, e qualità a prezzo buono eccetera, con prodotti veramente costosi, e se lo potete permettere, perché non lo so,
Non ne ho idea e non so le vostre finanze quanto sono e non mi ci voglio mettere neanche, ma però vi do un consiglio, se vi interessa il make-up costoso, prego, altrimenti vi consiglio un make-up meno costoso ma che duri, faccia la stessa resa come ho fatto questo che un bel po' già sta durando, a meno che non ci fai di dritto con una bella struccante, allora ciao ne proprio, vabbè grazie, se ti strucchi è ovvio che se ne va via, però senza che lo tocchi né niente, senza farne anche allora vabbè, il brochet è il brochet ed è buono, però se ci mangi un po' d'olio eccetera, tante grazie, lo sappiamo tutti. Lo so, dico cose scontate, ma io non mi compro un make-up troppo costoso per andare a fare la bella chissà dove o per andare a fare la figa di turno chissà in quale posto o sui social, eccetera. Basta poco per essere presentabili, via. Bastano pochi prodotti, buoni, anche costosi, sì, però senza essere dei mascheroni. Via, io almeno non mi vedo tanta mascherona, però mi piace il risultato, via dai. A parte questo coso che mi. Questo rossetto che mi ho quasi levato perché non ho resistito e ho mangiato quasi, bravissimo, non tutto il giorno, ma per metà giornata non facevo altro che mangiare, mangiare. Non è che mi ingozzo, però. Mangio il tempo che mi serve di mangiare perché poi mi vogliono mettere il rossetto, ma nada, non ce la faccio, quindi vabbè. Niente, quanto ci ho messo? Ok, 11 minuti penso che ce l'abbia messo. Bene, ragazze, se questo video non l'ho detto all'inizio ma alla fine lo dico adesso perché poi mi voglio struccare veramente. Non c'è santo che tenga, mi devo struccare. Sì, va bene anche così. Like veramente, se vi è piaciuto, se no, pazienza, non muore nessuno. Fatemi sapere sotto i commenti fin dove siete arrivati, cuoricino rosso, rosso rossetto, come avete voi. E poi, non lo so, mettete la data no, l'ora di quanto tempo l'ho tenuto. Fate un po' i conti e fatemi sapere. Non perché sia pigra a contare, ma più che altro perché sono curiosa di sapere fino a quanto avete capito che l'ho tenuto. Ok? Facciamo questo calcolo, questo giochetto. Se va. A parte gli scherzi, io adesso vi lascio. E perché no, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, a presto, un bacio, buona serata. E perché no, buonanotte o domani. Vediamo se riesco a fare un video stasera se non ho sonno, ASMR, ok? E basta. Ciao, ciao, ciao. Zombie apocalypse.